Ciao e benvenuti nel mio e benvenute nel mio canale. Allora, oggi video dei prodotti finiti del mese di dicembre, quindi è anche l'ultimo video dell'anno. Io vi volevo augurare buon anno se non ci vediamo nei prossimi mesi, insomma. Stavo dicendo che questo è il video dei prodotti finiti del mese di dicembre. Solito sacchetto dove li tengo. E cominciamo perché questa è già la terza o quarta volta che faccio questo video e non riesco a parlare o succede sempre qualcosa. Quindi vada come vada, lo carico così com'è. Allora, primo prodotto finito, queste salviettine struccanti della Laurella, viso, occhi e labbra, no parabeni. 20 salviettine con 6 mesi di scadenza dall'apertura. Sapete che mi piacciono, mi ci trovo bene perché non bruciano gli occhi, struccano benissimo, non le ricompro perché ho preso quelle della Geomar che volevo provare quelle lì. Poi, altro prodotto finito, questi protegge slip dell'intervallo Lines, che sapete che li prendiamo, li usiamo, ci troviamo bene, quindi non sto qua a rompergli. Poi, più che altro è finito, sì, poi è finito questo detergente intimo della Pino Silvestre, intimo, detergente intimo pelli sensibili, gocce di argan con estratto di argan, erano 200 ml con 12 mesi. Lo tengo in questo sacchetto perché non so come mi si è rotto il fondo qui. Per non sporcare il sacchettino l'ho messo qui. Comunque il profumo di argan si sente tantissimo, lava bene, non fa venire il prurito, quindi buono. Poi terminato questo colluttore della Dentalux 500 ml, scadeva nel 2018. Ottobre 2018, l'ha preso mia mamma al Lidl, ci siamo trovate bene, rinfrescava bene la bocca, lasciava l'aito bello fresco, un buon colluttorio, non lo ricompriamo perché ne abbiamo preso un altro della Durbans. Poi mia sorella, anche se scusatemi, porta lo stesso i prodotti, ha finito questo shampoo fortificante leggero. Rigenera forza della Garnier Fructis per capelli fragili tendenti alla caduta con ceramide rinforzante e concentrato attivi di frutti. Erano 250 ml con 12 mesi di scadenza dall'apertura. Mi ha detto che ci si è trovata bene, come si può dire, gli lavava bene il capello, lo lasciava pulito a lungo e ha detto che gli attenuava la tendenza, cioè, come si può dire, non faceva cadere i capelli, insomma, quando ci si spazzola o quando si fa così. Comunque ha detto che ci si è trovata bene, a posto. Poi io ho terminato, sempre della Garnier Fructis, questo shampoo fortificante rigenera forza antifurfura. Capelli fragili tendenti alla caduta, magari ve lo faccio vedere, anch'esso 250 ml con 12 mesi di scadenza dall'apertura. Elimina la furfura dalla prima applicazione, uso frequente. Allora, mi ci sono trovata bene, mi lavava bene il capello, certo non faceva scomparire la furfura, però l'attenuava, questo sicuro. Mi teneva i capelli puliti per 3 o 4, per 4 giorni tutti. Quindi è buono shampoo, non lo prendo perché ne ho voluto prendere un altro per provare. Però comunque di questo marchio sto usando il balsamo ed è buono. Poi io ho terminato questo balsamo. Perché poi sto parlando così veloce? Sembra che c'ho fuoco sotto. Sembra che qualcuno mi corra dietro. Vabbè, questo balsamo illuminante della Splendor,
Olio splendente, dona capelli morbidi e setosi, 300 ml, 12 mesi di scadenza dall'apertura. Allora, questo balsamo l'ho preso, scusate, dai cinesi, no, dai cinesi, all'acqua e sapone, non me lo ricordo. Sì, mi si è rotto il tappeto. Non ricordo dove ho preso questo balsamo. Mi si è rotto il tappino. Beh, era un balsamo illuminante, non lo so perché non penso che mi illuminava i capelli, però comunque bisognava farlo lasciare agire qualche minuto e dopo bisognava risciacquare. Comunque mi donava i capelli morbidi, i capelli erano morbidi al tatto, setosi, facili da pettinare, il profumo era molto buono. Poi abbiamo terminato questo doccia rinfrescante shower gel minerale dell'Artico della Vidal Polarize, 250 ml, 12 mesi. Sì, lo so, è un doccia rinfrescante, andrebbe usato d'estate, però dovevo finirlo, quindi l'ho finito. Era un buon doccia schiuma, lavava bene il corpo, il profumo era molto buono e si sentiva molto la sensazione di fresco. D'inverno non è molto, molto indicato perché insomma, sensazione di fresco sul corpo quando è inverno non si sta molto bene, però io lo dovevo finire, quindi l'ho finito. Poi mia sorella ha terminato dell'erbolario questa crema vitaminica per il corpo al bergamotto con estratto di acerola, 150 ml con una scadenza che non c'è. Contiene estratto di acerola, vitamina E, vitageno F, pantenolo e olio di jojoba. O jojoba, chiamatelo come volete. Allora, è finita. A mia sorella è piaciuta. Ha detto che gli si. Il profumo a mia sorella è piaciuto. Si può dire, gli si è. Non lasciava la patina bianca sulla pelle. A me il profumo non piace. Detto, detto. Bergamotto. Non piace. Mia sorella è piaciuto, quindi va bene. Poi mia mamma ha terminato dell'Avon. Questa crema rimodellante effetto rassodante della Anew. Magari lo metto qua. Anew Clinical Infinity Lift. Sì, cos'è? Appena detto, una crema rimodellante effetto rassodante 30 ml con una scadenza di 12 mesi. Come si può vedere, è finita. Il profumo buono, dato che le faceva un effetto rassodante soprattutto qui sotto e anche qui ci si è trovata bene, si assorbiva molto bene, non lasciava la patina bianca sul viso e neanche quella sensazione di un ticcio che di solito certe creme danno. Detto che non la prendo, non la ricompro perché ne ha altre ne ha iniziato un'altra. Poi sempre mia mamma ha terminato questa ampolla rigenera un minuto della Pantene Pro V che abbiamo trovato in un. Sì, praticamente mia mamma gli arriva un. Si chiama cane. Un giornale. E di solito in questi giornali ci sono dei campioncini. E questa volta ha trovato questo campione gratuito di ampolla rigenera un minuto della Pantene Pro V. Erano 15 ml con scadenza non ci. Comunque erano 15 ml. Bisognava applicarlo dopo il balsamo, lasciarlo in posa un minuto e dopo risciacquare. Non so se ne ha rigenerato i capelli, però il profumo era buono, ci ha detto che ci si è trovata bene. E non lo prende perché penso costi parecchio. Poi terminato questa Yankee Candle Lemon Lavanda. Sì, allora, che dire?
Profumo è buona, cioè profumo è buono. Lemon lavanda, quindi limone e lavanda. Sì. A me, insomma, sapete che a me le Yankee Candle mi piacciono. Mi piacciono anche quelle jarre, anche se costano parecchio, però magari un giorno le comprerò, ma chi lo sa. E soltanto che questa qui, quando è spenta, si sente tantissimo. Quando è accesa, no, per niente. Quindi questo è un ni, perché spenta. E anche adesso, anche se la confezione è aperta, si sente, però quando è accesa non si sente un tubo. Quindi sempre mia sorella ha terminato questa crema corpo anticellulite snellente della BioPoint Body Care 75 ml 12 mesi con caffeina pura. Aspettate. Caffeina pura e carnitina. Dunque, testato sul nickel, senza parabeni, oli minerali, alcol, coloranti. Finita. Profumo di caffè si sente. Io non lo so se gli ha ridotto la cellulite. Crema corpo anticellulite snellente, questo io non lo so. Però credo che ci sia trovata bene. Certo, una crema non può farti scomparire la cellulite, però magari rassodarti un po', va bene. Poi, non mi ricordo se... Poi sì, io ho terminato questo campioncino della Do Brasil, crema di isonotto e dermonutriente lenitiva Babassu con calendula per pelli sensibili e delicate. Erano, non c'è scritto quanti ml erano, profumo senza potenziali allergeni. Era una monodose, quindi per una sola applicazione. È buona crema notte, si assorbiva molto bene, non mi provocava reazione allergica sul viso, quindi è ottima. Poi, altro campioncino, questa, ma scusate, mi ho aperto il naso, questa crema idratante prodigiosa per pelli secche o sensibili della Garnier Skin Naturals 1,5 ml. Anch'essa era molto buona, si assorbiva molto facilmente, non lasciava patine bianche, profumo buono. Io l'ho usata come base trucco quando sono andata via per Natale. Buona. E comunque ne ho un sacco di campioncini da terminare, quindi. Poi, terminato questo campioncino di Eau de Vacances, Eau de Toilette della Fragonard, erano 7, 2, no, scusa, 2 ml. Con note di testa, bergamotto e mandarino, note di cuore, ginger, arancio e rosa, e note di fondo, muschio e cedro. Profumo buono, io l'ho messo nell'armadio, quindi buono. Poi, ultimi prodotti finiti, che sono tutti campioncini. Avevo detto che avevo tanti prodotti, tanti campioncini a terminare, cioè vabbè. Poi io ho terminato questo campioncino da 3 ml di siero della Giorgio Armani Renaissance 3 ml, già detto. Praticamente un siero stimolatore di giovinezza. Ci ho fatto 3 o 4 applicazioni, non so se mi ha ringiovanito la pelle, però comunque era un buon siero, si assorbiva bene, era molto profumato. Poi, sempre io ho terminato questo campioncino da 15 ml di crema emolliente lenitiva con essenza di avena e ceramidi per pelli molto secca e a tendenza topica dell'Aveno. Tutta sta pappardella per dirvi che è dell'Aveno. Dermexa. Erano 15 ml con 12 mesi.
Ci ho fatto un bel po' di applicazioni perché ne bastava davvero molto poca, si assorbiva molto facilmente, non lasciava la pelle unta, neanche quella patina bianca. Il profumo non mi piace, perché l'unica cosa di questi prodotti dell'Aveeno è il profumo che non mi piace. Ne ho tantissimi altri di questi da finire, quindi buono. Poi ho terminato un burro cacao, aiuto. Come si può vedere è finito, l'ho anche un po' scavato, della Forever Living, anche se non c'è più il pack esterno, mi ricordo di che marca era. Era un buon burro cacao, sapeva di aloe, come si può dire, preveniva il freddo, cioè se ve lo mettevate, io lo metto quando vado in motorino e diciamo che lasciava le labbra belle morbide, non evidenziava le pellicine e sì, attenuava un po' la sensazione di freddo che si ha questi. Quindi un buon burro cacao. Non lo ricompro e non me lo faccio mandare perché ne ho altri da usare. Poi, altro campioncino di crema, questa crema giorno della Yves Rocher Serum Vegetal da 1 ml. Ci ho fatto 3 o 4 applicazioni, comunque un campioncino da 1 ml c'è abbastanza prodotto. Si assorbiva molto bene, l'ho usata anch'essa come base trucco, buona, non lasciava la pelle unta, il profumo era molto gradevole. Poi abbiamo terminato questa crema viso anti-aging della Rebel Professional Skincare, assorbimento immediato con acido ialuronico, polifenoli da tè e licopene incapsulato senza parabeni e nickel tested. Era un campioncino, quindi una monodose, si poteva fare soltanto un'applicazione. Io non l'ho provata, l'ha provata mia mamma e ha detto che subito dopo che l'ha messa le è venuto prurito in faccia, quindi l'ha usata come crema, ma come l'abbiamo usata sui piedi, insomma, però anche se c'è tanti campioncini. Poi, ultimi due prodotti campioncini finiti. Questa emulsione corpo idratante tonificante della Lady Karité Bio 7 ml. Sì, Lady Karité. Idratante tonificante con estratto di avena nera e idrolato bio di menta piperita. 7 ml, già detto. E era una emulsione corpo da applicare sul corpo, ma va. Bisognava massaggiarla dal basso verso l'alto, una buona crema, si assorbiva facilmente, il profumo non mi piace, però vabbè. Ok, poi ultimo prodotto finito, questo. Aspettate che trovo in italiano. Sì, questo siero della Vichy, anch'esso trovato in un catalogo, in un giornale, erano 1,5 ml, SPF 25. Era un siero viso, bisognava evitare il contatto con gli occhi. Mia mamma ci ha fatto due applicazioni, si assorbiva molto bene, non lasciava una patina bianca e diciamo che attenuava quelle piccole rughe, che insomma attenuava le piccole rughe. Un buon siero, nulla da dire, buono. E niente, questi erano tutti i prodotti finiti del mese di dicembre. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, spolliciate. Se vi va, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, sicuramente dell'anno prossimo. Ciao.